Care amiche, dopo aver fatto il mio pranzo e riposato un po', vedendo che il freddo ancora continua, ho deciso di farmi un bel tè caldo. Chiedo di cliccare sul mio link e iscrivervi a questo canale e attivare la campanellina. Spero che questo tè caldo mi riscaldi e vi auguro una buona giornata a tutti voi. Ciao. Ecco a voi il piatto pronto. Buon appetito e spero che sia di vostro gradimento questo video. Mi raccomando, iscrivetevi a star video e attivate la campanellina. Salve amici, oggi iniziamo. Vorrei fare del couscous con verdure e pesce. Se volete potete iscrivervi a questo canale e cliccare la campanellina. E così iniziamo con da fare il brodo di pesce. Allora, innanzitutto soffriggo l'aglio, metto su il pesce. Tempo taglio le verdure tiri piccoli e farli grigliare. Si dovrebbero fare anche fritti a chi piace e chi può mangiarli. Io li faccio arrostite perché per motivi miei personali. Quindi faccio a pezzettini le verdure, la zucchina, nel frattempo che soffrigge l'aglio. Metterò dentro un po' di peperoncino, questo è facoltativo a chi piace. Metto dentro il pesce che ho preso del merluzzo, è un pesce del brodo. Aspettiamo che prenda il bollore per un po' e poi metterò un po' di pomodoro, passato di pomodoro. Innanzitutto finisco di fare le verdure. Questi nel frattempo devono essere grigliate. Io li farò nella friggitrice ad aria. È comoda, veloce, però chi ha pazienza li può fare anche fritti.
un procedimento un po' lunghetto, però dai, ce la faremo. Tutti piccolini perché poi devono essere amalgamate bene nel couscous. Quindi. Qui poi passiamo le patate, anche queste devono fare pezzettini. La cottura è più veloce, naturalmente si fanno piccoli. Oggi, con un po' di buona volontà, riusciamo a farli. Che come chef io ho di precisione comunque il procedimento più lungo è quello del brodo di pesce che purtroppo c'è una cottura un po' lunghetta, quindi se vi va anche comodo potete farlo un giorno prima, così poi potete direttamente procedere a tutto. Io oggi ho pensato di fare tutto. Ok, anche la patata è stata tagliata. Ci sono i peperoni e la melanzana. Se lo preferite, insieme al pesce, potete mettere anche del preparato per risotto. Io adesso inizierò cena bolle. Metterò anche
preparato da risotto. L'avevo già pulito. Ecco qua. Aggiungiamo un po' di sale. Pepe. E facciamo bollire per un po'. Così continuiamo col nostro macarrone. Ecco qui. Le verdure, questi qua vanno tutti nella friggitrice. Eccoci qua, dopo aver arrostito, preparato le verdure, abbiamo preparato anche il brodo, che continua a sbollentare. Prepariamo adesso il couscous. Mettiamo un po' d'olio e amalgamiamo bene per farlo separare tutto chicco per chicco. Qui. E adesso dobbiamo filtrare il brodo per evitare qualche spina, qualcosa. Siamo qui. Piano piano. Io lo filtro con un po' di gas. Le spine. Questo brodino poi amalgamiamo bene il couscous. Iniziamo a mettere il brodino.
deve stare un po' coperto e dà la possibilità che gonfi. Ogni tanto mescolare. Ecco qua. Adesso lo copriamo. Aspettiamo un po'. Nel frattempo io pulisco il pesce. Poco alla volta. Pezzettarlo, io lo faccio a pezzettini perché poi si deve amalgamare bene. La pellicina da togliere, toglie. Prima così. Spina la torta prima, ecco tutto ok. Questo sughetto lo teniamo da parte per poter poi vedere se il couscous va bene oppure ha bisogno ancora di liquidi. Infatti ho messo qui, vedete, pomodoro, paprika, peperoncino, un po' di tutto. Poi questi sono aromi a vostro piacimento. Ok, adesso dopo aver pulito il pesce aspettiamo che il couscous sia pronto. Ancora un altro po', deve essere morbido, dobbiamo aspettare un altro po'. Eccoci qua, dopo aver preparato il couscous con il brodo di pesce, abbiamo fatto macerare un po', qualche minuto, una volta che poi è ben cotto,
Allora iniziamo a inserire un po' di pesce, non tutto perché poi cerchiamo di decorare il piatto che dobbiamo portare a tavola e piano piano iniziamo a mischiare tutto. Piano piano. Poi mettiamo le verdure sempre una parte. Piano. Essere bello amalgamato bene, un altro po' di pesce, specialmente se ci sono ospiti è giusto che appare un piatto ben decorato. Ecco qui, abbiamo amalgamato un po' tutto. Adesso metterò tutto qui in questo piatto da portata. Ecco qui. Ok. Dobbiamo fare una bella figura. Quindi iniziamo ad aprire un po' un fondo perché al centro metteremo le altre verdure e pesce insieme che amalgamiamo tutto qui. Tutto il rimanente composto. Così. Aggiungiamo un po' d'olio. Così aggiungiamo tutto il condimento rimasto al centro. Ecco a voi il piatto pronto. Buon appetito e spero che sia di vostro gradimento questo video. Mi raccomando, iscrivetevi a star video e attivate la campanellina. Ciao, alla prossima. Pausa caffè. Che ci Siamo vuole? qui vicino a Boh.
Boh. Già siamo in Basilicata comunque. Siamo in Basilicata, quindi sì, sì. Siamo, tra qualche oretta arriviamo. Andiamo comunque, vi saluto a tutti e io procedo il mio caffè. Salve amici. Oggi ho pensato di fare un risotto al forno. Io lo inizio a fare con dei funghi e della salsiccia e ragù. Quindi inizio a mettere in padella un po' di funghi perché devono un po' appassire. Con uno spicchio d'aglio. E nel frattempo che i funghi si appassiscono, inizio a fare il ragù. Allora, intanto trito la cipolla. Io lo faccio nel mio robot per farlo più veloce, anche perché nel frattempo facciamo delle altre cose. Nel frattempo che il ragù si cuoce, noi abbiamo sempre altre cose da fare. Allora, mettiamo la cipolla a rosolare. Un po' d'olio. Ok. Chiudiamo il nostro robot e iniziamo la nostra cottura, il nostro soffritto, diciamo. Tempo rosoliamo i nostri funghi per metterli un po' cotti, non proprio crudi. Nel frattempo io pulisco la salsiccia, devo togliere l'esterno e lo faccio tipo tritato. È gustosissimo, ai miei figli piace tanto. Faceva mia mamma, è una tradizione ormai di famiglia. Eccoci qua, già questa è pronta. Anche i funghi si stanno piano piano appassendo.
controlliamo con la nostra cipolla non è rosolata. E poi metterò anche un po' di dado vegetale. Questo è un dado che faccio io. Cipolla, questa cipolla non vuole friggere. Abbiamo il tempo di farsi i funghi, preparati un po'. Perché poi ce lo ritroviamo nel sugo. Nel frattempo qui la cipolla frigge. Che la cipolla è soffritta, iniziamo a mettere prima la salsiccia. Una sfumatina di vino, questo un po' toglie il gusto della carne. Mettiamo i funghi. Come avete visto, già si sono un po' appassiti. Chiudiamo per continuare un po' a rosolare. Appena riprende un po' il bollore, inizio a mettere, anzi faccio un colpetto di trito, perché lo faccio amalgamare bene, anche perché se viene mio nipote non vuole pezzettini di carne, di cose, io lo faccio tritare, così viene più soffritto.
Aspetta che comincia ora il bollore, faccio un po' il pezzo. Ok. E metto la passata di pomodoro. Ok, chiudiamo, do un altro colpetto per amalgamare tutto e programmiamo 30 minuti questa cottura di ragù. Io nel frattempo, a metà cottura, inizio a preparare il riso. Ok, il ragù è quasi pronto e allora io inizio a mettere giù il riso, che ci vuole almeno 10 minuti di cottura, quindi iniziamo la cottura del riso. Andiamo al bollore. E buttiamo il riso. Nel frattempo, ecco qui, stacchiamo un attimo il nostro ragù e vediamo un po' come il nostro, se è pronto. Che caldo. Eccolo qui, pronto, tritato come piace a mia nipote, ci sono pezzettoni, ok, ok, un altro pochino, lo facciamo ristringere un po', 5 minuti. La cottura del riso. Il riso non deve essere già cotto perché poi cuoce nel forno normalmente. E allora aspettiamo la cottura del riso. Il riso è quasi pronto, non deve essere troppo cotto come ho già detto prima, per poi farlo cuocere meglio nel forno. Ok, lo scoliamo. Ecco già pronto. E allora la prima cosa che faccio, metto un po' di sugo a fondo della mia teglia, così fate il fumo, e poi verso il mio ragù nel riso.
poco alla volta per vedere un po' l'assorbimento del sugo. E poi il sugo il riso assorbe tanto. Metto un po' di grana e insaporirlo. Metto sia della prima che poi dopo. Ok. Ecco, adesso verso metà di questo composto nella teglia. Metto un altro po' di formaggio su. Beh, il formaggio piace tanto. Poi mettiamo un po' di formaggio a fette. Ecco qui. Un bel po' mi piace tanto, quindi ne metto di più. Mettiamo un altro puntino, dai. Un altro po'. Ecco qui. E riversiamo l'altro composto di riso. Ok, e poi si ricopre con un po' di grana. E un po' di pan grattato. Da formare poi una crosticina. Mia mamma metteva un po' un uovo sopra per formare la crosticina, ma io preferisco semplice. Ok, e così è pronto il nostro riso. Lo mettiamo in forno. Aspettiamo la sua cottura. Ok amici, a dopo. E allora amici, eccoci qua, pronto il nostro risotto, pronto e croccante. Io l'ho fatto raffreddare un po' per poterlo tagliare meglio e quindi facciamo le nostre piccole porzioni. E così. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi a questo canale
e attivare la campanellina. Ancora è caldo, quindi il formaggio qui ti ha fregato. Eccoci, il nostro risotto pronto. Vi auguro anzi, un buon pranzo e alla prossima. Eccoci qui, siamo a Napoli. Vediamo un po'. Se vuoi fare invece una seggiola per i negozi, non ti preoccupare. Bella pure. Questa si chiama piazza? Piazza Dante. Piazza Dante. Quando siamo qua ci sono anche i mercatini. Andiamo da voglio sentire. Andiamo nei mercatini. Ma scusa, sento. Cari, 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 cari. E dobbiamo fare un altro bagno.
sono veramente già mangiato. No, no,